pomeriggio e benvenuti. Benvenuti al primo film del concorso Torino 37. Siamo in Cile, siamo su un'isoletta cilena nella quale si incontra una famiglia della buona borghesia, anzi nella quale vanno a trascorrere alcuni giorni tre generazioni di una famiglia della buona borghesia. L'isoletta era loro, dovrebbero stare lì per stare insieme, per parlare, per essere affettuosi l'uno con l'altro e per parlare anche probabilmente di alcune faccende economiche. Sono lì soli e, come sempre accade quando parecchi membri di una famiglia si incontrano da soli in un posto isolato, ovviamente cominciano a succedere delle cose che possono non essere veramente di affetto, veramente piacevoli. Comunque è un film, secondo me, questo, che è contemporaneamente molto commovente e molto inquietante, e che racconta delle storie, delle relazioni e degli affetti che sotterraneamente in realtà possono riguardare probabilmente tutti noi. È interpretato da un cast di attori notevolissimi, che sono naturalmente sempre solo loro sotto l'occhio della macchina da presa, e ve ne segnalo solo due perché sono sicuramente due volti, due nomi, ma soprattutto due volti che riconoscerete se siete anche frequentatori del festival. Una è Paulina Garcia. Paulina Garcia, che ha vinto alcuni anni fa il premio per la migliore interpretazione femminile alla Berlinale con Gloria, e che era l'anno scorso una delle protagoniste di un film che era qui a Torino, cioè La Cordigliera di Santiago Mitre. E l'altro è Alfredo Castro. Alfredo Castro è Tony Manero, per dire dove l'abbiamo tutti quanti scoperto, che è il film di Pablo Larraín che vinse il Torino Film Festival nel 2008 e poi è diventato l'attore feticcio di Larraín e praticamente di tutto il cinema latinoamericano, e anche lui aveva una piccola parte della Cordigliera. Allora, Algunas Bestias è il secondo film, il primo lungometraggio si intitolava Camaleon, di Jorge Riquelme Serrano. Ciao, buonasera. Estoy muy feliz de poder compartir la película con un público tan maravilloso, tan numeroso como se puede ver desde acá. Esta es una película que refleja muy bien la sociedad chilena. Es como si hubiéramos retratado el síntoma de lo que está sucediendo hoy en día en Chile. Es una película que está centrada en un concepto base, que es el abuso. Y nada, es una película que plantea reflexiones y preguntas en el espectador. Espero se puedan quedar al final de la película para que podamos conversar e ir desmenuzando los secretos de la producción, y cualquier pregunta estaré aquí para responderla. Muchas gracias. Buonasera, sono molto felice di essere qui a dividere, a condividere il mio film con un pubblico così meraviglioso e così numeroso. Questo film è un riflesso della società cilena e in qualche modo esprime i sintomi che oggi affliggono il mio paese. Ruota intorno a un concetto di base, che è il concetto dell'abuso, e suscita negli spettatori una serie di riflessioni e di domande, e io sarò lieto di condividerle con voi, di rispondere alle vostre domande e di raccontarvi i segreti della produzione all'incontro che seguirà questa proiezione. Grazie Jorge, e come vi ha già detto, alla fine c'è il Q&A. Buon divertimento.